Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. Iniziamo dai titoli delle principali notizie di questa mattina. Tolta di notte la vigilanza armata all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, la denuncia arriva dal NURSIND, il sindacato delle professioni infermieristiche. È un errore, la guardia era una garanzia per il personale, dicono. In vista della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, la Fondazione Mike di Pistoia ha organizzato un ciclo di eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica sui disturbi causati da questo problema. Prima sconfitta interna per la Giorgio Tesi Group nel campionato di Serie A2. A passare sul parquet del Pala Carrara è stata l'Ostica 100. I biancorossi di Coach Brienza finiranno la prima fase di questo torneo al terzo posto nel girone. Sicurezza a rischio all'ospedale San Jacopo di Pistoia. La denuncia arriva dal NURSIND, il sindacato delle professioni infermieristiche. Da circa un mese, si legge nella nota, è stata tolta la guardia giurata armata all'ingresso del pronto soccorso, una figura che rappresentava una tutela importante per la sicurezza degli operatori al lavoro nell'ospedale di Pistoia, continuamente esposti a rischio aggressioni. Per 12 ore al giorno, ha sottolineato Francesca Terzaroli del NURSIND di Pistoia, all'interno del presidio ospedaliero resta in funzione il posto fisso di polizia, dove si alternano due poliziotti che intervengono se chiamati dal personale. Poliziotti che però hanno anche altre attività da svolgere e non possono stazionare per ore al pronto soccorso. Secondo il sindacato, la presenza della polizia nelle 12 ore diurne dei giorni feriali è importantissima, di notte e nei giorni festivi però il pronto soccorso resta completamente sguarnito, a differenza del vicino ospedale di Prato, dove la vigilanza armata è presente 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Avere una guardia giurata armata, ha aggiunto Terzaroli, è importante perché rappresenta un deterrente che ha evitato in più occasioni che la situazione degenerasse. Ma i problemi non finiscono qui. Al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo mancano persino le telecamere in sala d'attesa e nelle aree esterne al pronto soccorso. Telecamere che, se venissero installate e collegate alla centrale operativa del corpo di vigilanza, potrebbero rappresentare una tutela in più per il personale al lavoro. Andiamo a Tobbiano, una frazione del comune di Montale, dove ci sono degli abitanti che protestano per il taglio, l'annunciato taglio alle corse degli autobus. Protestano gli abitanti di Tobbiana per il taglio prospettato alle corse della linea 25 dell'autobus che collega la frazione collinare di Montale con Pistoia. Secondo le previsioni si dovrebbe passare dalle 22 attuali a sole 4 corse giornaliere. Ho saputo di questa notizia, ma non sono molto favorevole, soprattutto pensando alle persone anziane che non hanno quindi la possibilità di spostarsi. Consideriamo che Tobbiano è un paese prevalentemente di persone anziane. Sottrarre servizi credo sia sempre una cosa non buona per gli abitanti. Con l'Europa si sta parlando parecchio di soluzioni green, la green economy e tutto quanto. Quindi il trasporto pubblico dovrebbe essere ancora di più incentivato in modo da poter lasciare i propri mezzi e quindi ridurre un pochino l'inquinamento. Non si predica una cosa, ma se ne fa un'altra. Dovremmo incentivare gli spostamenti pubblici per provare a invertire un po' la rotta, no? Anche pensando appunto a un discorso di rispetto ambientale. Della questione è stato discusso anche in consiglio comunale. Era un taglio che era già preventivato, perché già dalla gara della TPL, quando fu affidata ai francesi, sapevamo che ci sarebbero stati tagli alle linee che sono più deboli, economicamente meno redditizie, ma nessuno ha fatto finora niente per salvare questo discorso. Il comune di Montale, tra l'altro, è responsabile anche di questa situazione, come la regione toscana a livello governativo, che ha affidato l'appalto a quelli che sono i francesi. Il comune di Montale non ha fatto neanche niente in conseguenza della presentazione di una nostra mozione dove si chiedeva anni fa di intervenire a livello regionale proprio per evitare questo problema. Il Comune Montale non è mai intervenuto, la mozione non è mai stata approvata e adesso questo è il risultato. Il risultato è che ci saranno enormi tagli e che di conseguenza le frazioni Tobbiano e Fugnano risulteranno quasi isolate completamente da quello del trasporto pubblico. Dovrà intervenire a questo punto il Comune di Montale, se questo si realizzerà realmente, prevedendo a propri costi anche un
un servizio sostitutivo che integri con corse congrue quelle che sono le esigenze delle frazioni Tobiana e di Montale, perché il trasporto pubblico non può rispondere soltanto a esigenze economiche, ma deve rispondere soprattutto a esigenze di natura sociale. Sta per arrivare la giornata mondiale dell'autismo, in verità arriverà la prossima settimana, i primi di aprile, ma la Fondazione Mike a Pistoia ha organizzato, o meglio, organizza la settimana dell'autismo. In vista della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo del 2 aprile, la Fondazione Mike di Pistoia ha organizzato un ciclo di eventi per sensibilizzare sui disturbi dello spettro dell'autismo. Dal flash mob del 28 marzo sono stati organizzati incontri con le scuole e la comunità per facilitare la comunicazione delle tematiche che riguardano l'autismo, un fenomeno che presenta sempre più sintomi negli individui interessati che così rischiano un'ulteriore marginalizzazione sociale. Principalmente si ha la presenza di due sintomi. Uno è una difficoltà importante della comunicazione sociale, che può essere su vari livelli, insomma si può avere sia bambini o soggetti che non hanno sviluppato il linguaggio e quindi fanno molta fatica anche a interagire nel mondo, quindi nell'ambito delle relazioni sociali, fino invece a soggetti che hanno un buon linguaggio, però la difficoltà è usare un linguaggio socialmente. E poi l'altro sintomo sono interessi ristretti oppure tutta una serie di stereotipie che possano essere stereotipi motori, stereotipi verbali o a volte anche stereotipi di pensiero, e molte volte abbiamo un'alterazione anche del funzionamento sensoriale. L'iniziativa promossa dalla Mike ha quindi il fine di aiutare la comunità a capire e comprendere i problemi di questi soggetti. Gli eventi organizzati per questa settimana iniziano dal 28 marzo con un pomeriggio in piazza dove ci ritroveremo con ragazzi e familiari e un pochino con tutta la comunità e accoglieremo camminatori del sentiero blu del Santa Rita, e nello specifico abbiamo organizzato un flash mob che sia un pochino il punto d'avvio e d'inizio di questa settimana. Il fine di questa attività è far sì che i ragazzi e le famiglie possano riappropriarsi della città e poterla vivere in un contesto, in un clima sereno e di condivisione. Andiamo a Montecatini, al liceo scientifico. Gli studenti sono diventati sindaci e amministratori per un giorno. Le elezioni amministrative si avvicinano, le studentesse e gli studenti del liceo Salutati di Montecatini Terme si preparano per dire la loro, per essere cittadini attivi della vita politica e sociale della città. Sindaco per un giorno si propone proprio questo, un progetto di educazione civica, anzi di educazione alla vita pubblica del liceo Coluccio Salutati, e finalizzato a promuovere la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita della comunità locale. Ci saranno quindi delle elezioni? Sì, si svolgeranno le elezioni tra i ragazzi, e verrà eletto il sindaco, verranno eletti i consiglieri comunali, la giunta, ci sarà addirittura qualcuno che farà da segretario comunale per redigere vari verbali, e poi avranno anche la fortuna, diciamo così, di essere coadiuvati dai ragazzini più grandi che gli faranno tutor, li guideranno. Sì, questo è un progetto che viene curato dagli insegnanti del liceo economico sociale e si inserisce a pieno titolo nelle attività che portiamo avanti di educazione civica. Nello specifico, Sindaco per un giorno serve agli studenti per cominciare a rapportarsi con la vita civile della città che vivono. Il percorso coinvolgerà gli studenti delle classi quarte, terze e prime a vario titolo come corpo elettorale, elettorato attivo e passivo. Imparano intanto cos'è la cosa pubblica e imparano proprio dall'inizio, cioè come si vota, come ci si candida, come si fanno i rappresentanti di lista, quindi proprio tutto quello che poi porterà loro ad eleggere il sindaco e i consiglieri, e da lì poi ovviamente la giunta. È anche una forma di responsabilità, no? Far capire cosa significa amministrare qualcosa che è pubblico. Assolutamente, la res pubblica appunto, ed è doveroso insegnarglielo, fargli capire che è una responsabilità, che non è un gioco e che comunque si parte anche da loro per poi diventare dei, si spera, bravi amministratori. Soprattutto ci tengo a dire che saranno presenti anche gli uffici, quindi loro realmente avranno a che fare
parlare con l'ufficio elettorale, con i funzionari, con il segretario comunale, che spiegheranno loro proprio nei dettagli e nella tecnica quello che dovranno fare. È stato presentato nei giorni scorsi un libro su Carlo Maria Martini, il cardinal Carlo Maria Martini. Io sono l'autrice di Storia di una sconfitta, la storia del cardinale Carlo Maria Martini, che racconta attraverso fonti inedite la storia appunto di un dibattito all'interno della Chiesa Cattolica degli ultimi anni, cioè degli anni 90 del Novecento, sulla Chiesa in Europa. Quindi Martini, che è stato un importante cardinale della Chiesa Cattolica, ha avuto una posizione diciamo molto aperta, molto progressista anche sull'Europa, sul ruolo della Chiesa Cattolica in Europa, e per questo ha avuto un dibattito molto forte con il Vaticano e con la Curia Romana, e per questo si tratta proprio della storia di una sconfitta, perché Martini è uscito almeno in quegli anni abbastanza sconfitto in questo dibattito. La presentazione del libro è stata organizzata dalla Biblioteca dei Domenicani insieme all'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia. È un libro molto importante per chiunque abbia un interesse di storia del cristianesimo o della Chiesa, perché rievoca una vicenda molto importante, quella del Cardinal Martini come presidente di questo Consiglio di Vescovi Europei, che costituiscono un gruppo molto importante per tutta la Chiesa cattolica europea in Europa per tutti gli anni 80 e i primi anni 90, e rappresentano un po' un modello di Chiesa erede del Concilio che si diffonde in questi anni. Sì, è una sconfitta temporanea, così viene interpretato il fatto che Martini non sia riuscito poi a realizzare il suo sogno e i suoi obiettivi di una Chiesa aperta al mondo. Però l'occasione è importante, perché si tratta di una figura che ha saputo parlare a tutti, parlando di religione, stando dentro la religione, stando dentro il cristianesimo pieno, che però ha usato un linguaggio, idee, un'apertura mentale, un respiro veramente raro, che in qualche maniera ha permesso a tutti di essere attenti e in gran parte, in buona parte, conquistati dal suo pensiero e dalla sua figura. Un po' di sport con il basket. Ieri sera c'era un atteso recupero di Serie A2, purtroppo è andata male. La Giorgio Tesi Group ha perso l'imbattibilità interna in una delle gare, tra l'altro più importanti, ma il campionato è ancora lungo, più importanti di questa prima fase di stagione. In un colpo solo la Giorgio Tesi Group perde l'imbattibilità casalinga e soprattutto lascia 2 punti a 100, molto importanti nella fase d'orologio. I biancorossi escono con le ossa rotte dalla sfida con la Tramec, dopo un primo tempo che aveva fatto ben sperare e chiuso avanti di 8 lunghezze. Il massimo vantaggio di 10 punti a inizio terzo quarto non è bastato, perché da quel momento la formazione di Brienza ha abbassato i ritmi, innervosendosi e iniziando a trovare grandi difficoltà a segnare, contestualmente a un ritorno in partita di 100, spinta dall'ex, anche se per poche settimane, Derek Marx, e soprattutto da un netto dominio a rimbalzo. Noi dovevamo avere la miglior versione di Pistoia. Secondo me nel primo tempo abbiamo fatto un clinic difensivo al netto di 2-3 canestri che abbiamo regalato un po' stupidamente, però lì sarebbero stati veramente perfetti. Abbiamo fatto un clinic difensivo, abbiamo tolto tutte le armi che 100 provava ad avere. Il problema è che non abbiamo creato quel gap che avrebbe indirizzato la partita. E questo alla lunga, ovviamente, nel momento in cui noi siamo un po' calati, loro giustamente ovviamente sono venuti un po' su, e poi si è deciso ai particolari. La scarsa vena di Copeland e Varnado, con il secondo che ha avuto qualche problema all'adduttore che ne hanno condizionato la prestazione, ha inciso nell'economia di una gara che deve essere dimenticata al più presto, dopo però aver visto e rivisto errori e possibili soluzioni contro una formazione che era stata l'ultima a espugnare il Palacarrara nei playoff dello scorso anno. Adesso l'appendice della sfida con Rimini, per poi gettarsi a capofitto nella fase d'orologio, che partirà ad handicap. Saranno infatti Forlì e Treviglio a iniziare il girone giallo a 6 punti, davanti a Cantù e 100 con 4 e Pistoia e Cremona a 2. Noi nella peggiore delle ipotesi abbiamo pareggiato il risultato dell'anno scorso, parlo prima dei playoff ovviamente, per cui
abbiamo la sicurezza di avere il fattore campo nel primo turno. Adesso giochiamo contro tre squadre di altissimo livello e se ci servirà per ovviamente per provare a migliorare la nostra posizione, quello è ovvio, ma allo stesso tempo per prepararci ovviamente con squadre il massimo livello che si possa avere in A2, quindi sarà un bel banco di prova per vedere cosa ci manca per essere pronti poi ai playoff. Eh sì, sarà un bel banco di prova quelle partite nella fase orologio. A proposito di questa partita, ve l'anticipo, chi non l'avesse vista ieri sera, abbiamo dovuto proporre a orari improponibili, dopo la mezzanotte e mezzo, ma questo perché era un recupero e non era in calendario, ovviamente avevamo altri palinsesti in programma. Comunque oggi la potete vedere o rivedere alle 17.10. Prima però ci sarà la rubrica Informa Salute fra poco, 14.35, Medicina e Benessere, poi la trasmissione intrattenimento di Tutto un Pop condotta da Simone Gai con la partecipazione di Shira Pratesi, Elio Capecchi ed Emanuele Nanni. Alle 16.30 Asci Sport Magazine, un po' di motori, soprattutto dedicata al mondo del rally a cura di Asci Sport. Alle 19 torniamo noi a stasera.